Inaugurato questa mattina il nuovo centro di formazione in contrada Pianacci a Silvi. L'opera progettata e cantierata nel corso della prima giunta presieduta da Gaetano Vallescura, ma mai ultimata, era stata ideata e finanziata come centro di formazione e lavoro per disabili. Dopo diversi anni di incertezze e di blocco dei finanziamenti, l'attuale giunta regionale, su iniziativa dell'assessore Quaresimale, ha finanziato l'ultimazione dei lavori per un importo di circa 60.000 euro, che ha consentito di rifinire sia le parti interne che l'ampia parte esterna, completando anche la dotazione di arredi e attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle lezioni. Sono veramente contento perché quando si apre un'opera di questi tempi con la burocrazia che rallenta è sempre una cosa fantastica, però oggi sono particolarmente felice perché questo è un centro attualissimo in cui si possono andare a qualificare diversi profili di ragazzi anche disabili, anche con dei percorsi autonomi, e con questa struttura e con questi insegnamenti riusciremo a inserire molta gente nel mondo del lavoro viste le difficoltà che ci sono in questo periodo. Sicuramente, come hai detto bene, all'avanguardia. Dico solo che è un'opportunità per il territorio incredibile, con delle attrezzature sofisticatissime. Basta pensare all'ultimo corso che abbiamo fatto, che è la stampa 3D, che sui 13 alunni che hanno finito il corso, 3 sono già stati assunti e altri già stanno per essere chiamati. In questo momento stanno arrivando altre attrezzature per fornire uno start-up a tutti coloro che vorressero aprirsi una partita IVA. Gli diamo la possibilità di fare una sede momentanea per iniziare la propria attività qui, in modo che diamo una mano anche organizzativamente con le nostre attrezzature. Saranno formate sia le fasce professionali dei giovani adolescenti, dunque dai 18 anni, ma soprattutto anche figure, insomma, di soggetti più svantaggiati, perché abbiamo proprio instaurato questa collaborazione con le associazioni che si rivolgono, ai disabili, e sicuramente potremmo comunque essere un punto di riferimento sul territorio, non solo di Silvi ma dell'intera area.